Mai più ultimi. Già, proprio così è lo slogan che Vincenzo De Luca ha scelto per la sua discesa nuovamente in campo alle prossime consultazioni regionali. Buonasera amici telespettatori, bentrovati a Mai più ultimi e buonasera Vincenzo De Luca. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Siamo sempre convinti di essere mai più ultimi. Assolutamente sì, soprattutto perché stiamo continuando ad accumulare primati negativi. Primati negativi, ne parleremo, però c'è subito da rendere omaggio all'uscita di scena del nostro presidente Napolitano che per sopraggiunti limiti di età e non certo per motivi diversi lascia la scena. Ma credo che dobbiamo ringraziare il presidente Napolitano per la sua opera. So ovviamente che ci sono valutazioni diverse, anche contrastanti sul piano politico, giudizi diversi su decisioni prese dal capo dello Stato. Io credo che dobbiamo essere grati a Napolitano intanto per l'immagine di sobrietà e di correttezza istituzionale che ha dato. Ognuno ovviamente è libero, ripeto, di fare valutazioni che ritiene nel merito, ma credo sia doveroso dare atto a Napolitano di aver rappresentato un'immagine diversa dell'Italia, di aver dato dignità all'immagine del paese nel mondo. E credo in generale che quando una personalità come Napolitano ha rappresentato l'Italia per anni e anni, sia doveroso un atteggiamento di rispetto. E si possono avere opinioni diverse, ma non credo che sia accettabile mantenere una logica di offesa, di, come dire, violazione di regole di civiltà elementari, come capita in qualche caso per Napolitano quando ci troviamo nel Parlamento dell'Unione Europea e facciamo gazzarra e diamo del nostro paese un'immagine francamente deprimente. Dunque, auguriamo a Napolitano di avere ancora lunghi anni di serenità, di pace familiare e domestica. Non era semplice attraversare questi anni di tormento nella vita politica italiana e per il resto guardiamo al futuro e auguriamoci che si scelga un Presidente della Ecco, Repubblica con le qualità proprio su umane, questo, culturali, politiche per dare una certezza all'Italia. è la mia seconda domanda. Adesso si apre lo scenario per trovare un Presidente della Repubblica, cosa che non è successo 3 anni fa, quando i partiti non furono capaci di trovare nemmeno un nome. Dopo 3 anni ci sono nomi nuovi. Non lo so sinceramente, sicuramente in Italia ci sono nomi nuovi. Devo dire che la prima cosa da fare è rispettare la Costituzione. L'Italia non è la Francia, gli Stati Uniti d'America. In questi paesi la vita democratica prevede che il Presidente della Repubblica sia espressione di una parte, sia espressione della destra o della sinistra. In Italia no, in Germania no. In Italia il Presidente della Repubblica è espressione dell'unità nazionale e deve avere una funzione di garanzia nei confronti di tutti i cittadini e di tutte le parti politiche. Non è facile trovare una figura del genere, è tanto più facile trovarla se c'è una figura che ha la forza culturale, l'autonomia personale, lo spirito di libertà che possa consentire a una tale figura di svolgere il proprio ruolo in maniera costituzionalmente corretta. Io mi auguro che ci sia un Presidente della Repubblica autorevole, colto, capace di capire che cosa sono le istituzioni, quindi non scelte a fantasia, perché Folcloristi, che ha detto non ultimamente, sono folcloristi. tempi per folklore e fantasie. Ma che ci sia veramente una grande personalità che sappia essere anche un punto di certezza per tutte le istituzioni italiane. Tenga conto che la vicenda della Francia, mi riferisco alle vicende del terrorismo, ci dicono che avremo davanti a noi anni difficili. E sono anni e problemi così grandi e gravi che richiedono davvero delle personalità politiche di grande livello per dare sicurezza. Potrebbe essere anche una donna, De Luca, secondo lei? Assolutamente sì. L'importante è che sia una donna di qualità, di temperamento, di cultura e di grande esperienza.
Non è facile trovare una figura del genere, non è facile, ma dobbiamo fare uno sforzo in questo senso. E soprattutto mi auguro che evitiamo di dare l'immagine di pollaio che ha dato il Parlamento italiano, le Camere riunite, i grandi elettori 2 anni fa. Dobbiamo ricordare che Napolitano è stato rieletto per la seconda volta perché i grandi elettori non riuscivano a trovare un altro nome. Mi auguro che quella lezione sia stata utile e che prevalga una volta tanto il senso di responsabilità e anche il rispetto per la dignità nazionale. Ecco, se c'è una cosa certa nelle date è l'elezione del Presidente dello Stato italiano. Entro 15 giorni bisogna andare subito a votazione, bisogna fare 3-4 chiamate per poi abbassare il quorum, insomma ci sono delle cose precise. Ma l'Italia però è ancora, queste primarie sono sempre nell'incertezza, anche qui non sappiamo se si faranno, se si slitteranno per colpa di questa elezione del Presidente della Repubblica. No, io credo di no, credo che sia arrivato il momento di porre un punto fermo e di dire con chiarezza che le elezioni si fanno il 1° febbraio. Suggerirei a tutti quanti di lasciar perdere il chiacchiericcio, il pettegolezzo politico che viene anche diffuso ad arte da parte di chi ha paura delle primarie. Io credo che si debba avere il coraggio e la correttezza di dare la parola ai cittadini. Come sapete le primarie sono libere, non sono riservate solo agli iscritti di partito. Alle primarie partecipano tutti i cittadini, le donne e gli uomini che vogliono assumersi la responsabilità di fare una scelta. E dunque, per quello che mi riguarda, il tempo delle sceneggiate è finito. È arrivato, è già da molto tempo, il momento di fare delle scelte serie e responsabili, anche perché i problemi che ha la Campania davanti sono così grandi che veramente non c'è un minuto di tempo da perdere. Dunque, 1° febbraio, voto per le primarie. Chiunque si voglia candidare lo faccia, ma non perdiamo più un minuto di tempo perché significherebbe davvero coprirsi di ridicolo e mancare di rispetto all'Italia intera. Scusi De Luca, lei adesso dice che chi si deve candidare si candidi, però proprio lei aveva detto che il 24 ottobre si erano chiuse le candidature. Perché ma si siamo riaprono? Talmente generosi e aperti che se qualcuno si è pentito per strada di non essersi presentato, siamo disponibili, come dire, al perdono, basta che la facciamo finita e basta che si tenga ferma la data del 1° febbraio. Come è noto, lo statuto del Partito Democratico prevedeva cose certe. Gli organismi dirigenti fissano la data entro la quale presentare le candidature, questa data era il 24 ottobre. Si poteva presentare chiunque, si sono presentati 3, andiamo avanti. È stata fissata la data prima dell'11 gennaio, poi è stata spostata questa data al 1° febbraio. Credo davvero che il tempo sia finito per gli indugi, per le incertezze e credo che sia arrivato il momento della responsabilità e soprattutto della dignità della politica, perché queste sceneggiate tolgono credibilità alla politica e rispetto a chi vuole impegnarsi nelle istituzioni. E su questo si trova anche col suo antagonista per il momento d'accordo, che anche Andrea Gozzolino aveva detto: beh, se c'è un terzo o un quarto che si deve candidare, che lo faccia, anche perché poi ci sono 15 giorni di tempo anche per lavorare sulla campagna, diciamo così, tra virgolette. La campagna è già pienamente in corso, sul sito del partito già cominciano ad essere pubblicati pubblicato l'elenco dei seggi dove si andrà a votare. Veramente è ora di farla finita. Abbiamo capito che c'è qualcuno che ha paura delle primarie. Abbiamo capito che c'è qualcuno che ha paura di dare il voto ai cittadini. Abbiamo capito che c'è qualcuno che preferirebbe chiudersi in una stanza insieme con altri 2 o 3 notabili capi corrente per vedere di contrattare. Queste cose hanno fatto il loro tempo. Le primarie sono il metodo che si è dato il Partito Democratico per selezionare candidati e dirigenti.
ed è un modo per superare esattamente le logiche burocratiche di casta, di notabilato, e dare la responsabilità ai cittadini. Facciamola finita qui, andiamo avanti, 1° febbraio si vota. Ecco, per il momento così è, però l'ex segretario Epifani, proprio qualche giorno fa, tra l'imbarazzo, perché poi Epifani è uno che voleva sempre voluto le primarie, dice no, il candidato deve essere Gennaro Migliore, che sia un candidato unico del centrosinistra. È rimasto male di questa cosa che ha detto Epifani? No, mi pare una grande stupidaggine, sinceramente, che si poteva risparmiare. Che significa troviamo il candidato unitario? Quando si doveva eleggere il segretario nazionale del PD, mica qualcuno ha detto troviamo il candidato unitario. No, si è detto chi si vuole candidare si presenti davanti ai cittadini e agli elettori. Punto. Se ne sono presentati 4. Renzi, Bersani, Civati e Pittella. I cittadini, gli elettori si sono pronunciati, è stato eletto Renzi, punto. Che cosa è cambiato rispetto a un anno fa? Siccome candidati unitari non ce ne sono, ed è bene che non ce ne siano, perché questa logica significa mettere in discussione le primarie. Nel loro contenuto profondo, le primarie sono esattamente il metodo di confronto fra diverse personalità politiche, fra diversi candidati. Sono il modo per consentire ai cittadini di scegliere. E quindi io credo che noi dobbiamo rispettare questo metodo. Sono tutte manfrine, sono tutte sceneggiate che servono a nascondere la paura che si ha di dare la parola ai cittadini. Io questa paura non ce l'ho. Ecco, paura che hanno invece quelli che guardano con attenzione a queste primarie sono quelle che si svolgeranno in Campania, perché non si riesce mai a comprendere perché queste primarie, dovunque si svolgano, creano sempre caos e polemica. Non ultimo in Liguria, dove anche lì c'è stato da fare, insomma, ancora tante cose non sono molto chiare. Ma credo che tutto sommato sia anche fisiologico che quando vanno a votare decine di migliaia di persone, in qualche seggio elettorale c'è qualcuno che cerca di fare il poeta, il creativo, o lo scrittore, diciamo, o lo scrittore, o di fare qualche piccolo imbroglio. Il problema è di controllare con rigore e con serietà i seggi elettorali, fare in modo che non arrivino, come dire, valanghe di extracomunitari. Noi siamo molto affezionati e molto solidali, ma per le primarie bisogna fare persone serie. Dopodiché, se c'è qualcuno che sbaglia, deve essere punito, sanzionato, ma questo non può significare che, siccome in un seggio qualcuno imbroglia, priviamo gli elettori di uno strumento di partecipazione diretta alla vita pubblica. Ripeto ancora una volta, sono tutte manfrine, sono tutte sceneggiate che servono a nascondere il timore vero. Il timore vero è quello che possa arrivare alla Regione Campania un uomo libero o una donna libera, senza padroni e senza padrini, ci siamo capiti. Il problema vero è che si ha paura che si volti pagina davvero nella Regione Campania e si prosciughi la palude di accordi consociativi, di consociativismo, che è quella che in tanti momenti abbiamo visto essere ancora presente. Voltare pagina, portare aria fresca nella Regione Campania e portare un metodo di lavoro che in altri territori ha consentito di realizzare opere, di sburocratizzare, di creare lavoro, che è il mio obiettivo principale. Ecco, resto ancora sulle primarie perché la Campania potrebbe essere un vero e proprio laboratorio per queste competizioni. Infatti ci sono delle regole nuove. C'è la preiscrizione che i cittadini extracomunitari dovranno fare al circolo di appartenenza almeno una settimana prima del voto per poter partecipare. In più, per votare dovranno presentare la carta di soggiorno. Prescrizione necessaria anche per i giovani dai 16 ai 17 anni, contromisure necessarie, come ha detto Orlando, che lo ricordiamo commissario nel 2011 dopo il caos primario, contromisure necessarie. È proprio così, De Luca? Meglio? Sì, sono regole chiare.
che sono state ribadite, c'erano anche prima, sono state ribadite proprio per evitare qualche elemento di creatività di troppo, diciamo. Quindi ci saranno tutte le condizioni per fare una splendida campagna elettorale per le primarie in un clima di serenità, di rispetto e rispondendo a quella che è la domanda fondamentale delle primarie, cioè chi secondo voi ha la competenza, la capacità amministrativa, l'autonomia personale, il temperamento, la capacità di organizzazione per affrontare e risolvere i problemi della Campania. L'oggetto delle primarie è questo, non dobbiamo decidere sulla filosofia teoretica, dobbiamo decidere chi, a nostro avviso, è in grado di governare meglio la Regione Campania. Ecco, questo naturalmente dovrebbe portare fuori queste primarie, primarie che lo ricordo si svolgeranno il 1 febbraio, fino ad oggi è questa la data. C'è un dibattito acceso su alcune sue valutazioni, circa l'impegno di spesa di Caldoro sui fondi europei, che cosa ha impegnato, lei dice che siamo ultimi, lui dice che siamo primi. Si spiegano numeri, si cerca di capire da dove si arriva, però il primato della Campania, secondo diciamo, i dati che vengono fuori, mi pare che sia quello della spesa, non dell'impegno. È lì la differenza? No. Vede, una delle cose che mi lasciano perplesso è questo tentativo dell'attuale presidente della Giunta regionale della Campania di darsi sempre, come dire, un'immagine di perbenismo facendo sotto sotto imbrogli, esattamente come si faceva prima. Vengo fra un attimo ai numeri dei fondi europei. In questo momento sa che cosa si sta facendo? La compravendita dei voti, coperta da cose più o meno legittime, ma la compravendita. Garanzia giovani, finanziamento per i giovani per la formazione professionale. Siamo tutti i giorni alla conferenza stampa di Severino. 500 euro a testa per fare. Siamo arrivati al ridosso della campagna elettorale. Ma veramente pensate di prendere in giro e di offendere la dignità e la ragione di tante persone facendo per l'ennesima volta queste porcherie clientelari? Il problema non è di regalare 500 euro a un po' di giovani. Il problema è creare lavoro, non so se è chiaro. Ai giovani che dovessero avere 500 euro, io dico, se ve li offrono, prendeteveli e poi votate per De Luca, ovviamente. Mi pare la linea giusta. Stiamo utilizzando i fondi europei per cercare di ricattare le amministrazioni comunali. Ogni volta arriviamo agli ultimi 6 mesi di vita della regione e mettiamo in piedi questi tentativi di utilizzazione dei fondi europei per cercare di comprare il consenso. Si fanno bandi che partono adesso, però si concludono dopo le elezioni. Ma quando arriverà il momento per fare le persone serie? Perché con questi comportamenti noi stiamo arrivando al disastro. Allora, per i fondi europei i numeri sono questi. Vedete, vi faccio un cerchietto, non so se è possibile inquadrarlo. Vabbè, con la telecamera. Intanto sono testimone io di questo. Diciamo che la Regione Campania, questa è la spesa certificata il 31/12/2014, ha speso 2 miliardi e 550 milioni di euro rispetto ai 4 miliardi e 576 mila euro del programma regionale 2007-2013. Cioè la Campania ha speso il 55,74% dei fondi europei, la Puglia ha speso il 70%, la Sicilia il 56%, la Basilicata il 72,80%, la Calabria il 63,55%. Quindi rispetto alla somma complessiva che ha a disposizione la Campania, 4 milioni e mezzo, abbiamo speso 2 milioni e 5, cioè il 55%. Siamo gli ultimi. E dovremmo spendere l'altro 45% in 10 mesi. È una cosa assurda.
Che cosa dice la Campania ed è qui che fa l'imbroglio? Dice che nell'ultimo anno, 2014, siamo la regione che ha certificato di più. Abbiamo accelerato. Abbiamo accelerato, ma questo non significa assolutamente niente. Intanto non siamo quella che ha speso di più, perché la Calabria ha speso il 27%, non il 23%. Quindi neanche su questo dato dicono la verità. Ma il nostro problema è non spiegare che nell'ultimo anno abbiamo speso più degli altri, ma di dire quanto abbiamo speso complessivamente. E come poi? Ma per me i problemi sono ancora più importanti e sono altri. Io non faccio la corsa sulla Calabria e sulla Sicilia. Il mio obiettivo è spendere il 100% dei fondi europei e spenderli come Dio comanda, non polverizzando la spesa per farmi un po' di clienti, ma risolvendo i problemi gravi e creando lavoro. Questo è il punto. Rispetto a queste due questioni, nessuno ci dice a cosa serviranno questi soldi spesi, quanto lavoro creeranno. Ma Badi, c'è una cosa ancora più pericolosa. Nel decreto di accelerazione della spesa, chi fa i contratti con le imprese sono i comuni. E se i comuni non certificano entro il 2015... la spesa che hanno avuto dall'Unione Europea, rischiano di vedersi revocati i finanziamenti. Quindi noi rischiamo di avere comuni che hanno fatto i contratti con le imprese, che non completano, e la gran parte non completerà i lavori nel 2015, e rischiano di andare in dissesto perché perdono i fondi europei. Ovviamente già qualcuno dice: ma noi avremo una proroga. Non so se avremo una proroga. Intanto, ad oggi, la situazione è questa. La certificazione della spesa va fatta entro il 2015, cioè non solo devi completare i lavori, ma devi completare anche i collaudi amministrativi e tecnici, cioè devi finire i lavori entro ottobre di quest'anno. Voi pensate che ce la faremo? Io penso di no. Tra l'altro, De Luca, c'è ancora un altro dato molto importante di cui bisogna sottolineare, che meno di un anno ci sono per spendere gli ultimi 2 milioni di euro. C'è un altro dato importante, questo, bisogna impegnare 2 miliardi di euro ancora. Diventa assolutamente assurdo, cioè noi dovremmo essere in grado di spendere negli ultimi 10 mesi quanto abbiamo speso nei 4 anni precedenti. È evidente che stiamo prendendo in giro con la gente. Quindi noi già abbiamo perduto 2 miliardi e 300 milioni di euro perché abbiamo riprogrammato la spesa, cioè in buona sostanza abbiamo rinunciato 3 anni fa ad avere 2 miliardi e 3 dai fondi europei. Adesso rischiamo di restituire all'Unione Europea altri miliardi di euro. In tutto questo nessuno ci dice perché non abbiamo utilizzato queste somme fino ad oggi, perché non abbiamo utilizzato questi miliardi di euro per risolvere il problema della terra dei fuochi e del risanamento ambientale, perché non è partito il grande progetto del fiume Sarno, dei Reggi Lagni, del porto di Napoli, dei sistemi idrici nelle aree interne, della protezione della fascia costiera nella parte meridionale della costa campana e così via. Questi sono gli interrogativi di merito e veri. Siamo alle solite chiacchiere a ruota libera e il lavoro che non viene. Restiamo ancora su questi fondi, perché ci sono naturalmente voci discordanti a seconda poi dei violini accordati o meno, ma qui c'è Mara Carfagna che dice: Stefano Caldoro ha fatto 10 volte meglio di Bassolino. 5 anni fa eravamo ultimi, oggi siamo primi. Un richiamo all'ultimo posto nel 2010 rispetto al primato di oggi, ironico verso il sindaco De Luca, che ha scelto come slogan per la corsa nelle primarie: mai più ultimi. È sbagliato il titolo. Mai più primi, oppure sempre primi. Come dobbiamo cambiare? All'onorevole Carfagna, questo prospetto che ci viene dal Ministero. Dati ufficiali. E come potete vedere in questa cifra che ho cerchiato con la penna, la spesa della Campania al 31-12-2014 è 55 e 74, cioè siamo gli ultimi per la quantità di fondi spesi per il ciclo 2007-2013. Dati ufficiali. Tutto il resto sono chiacchiere a ruota libera. Chiacchiere che naturalmente devo, per dovere di cronaca, perché parla di lei anche Gennaro Nocera, che dice:
Definire quella del presidente Caldoro un'esperienza negativa dopo che lo stesso Caldoro ha cavato le castagne bruciate sue del PD dal forno è paradossale. Ricordo a De Luca che la nostra performance di spesa sui fondi europei è al 56%, non al 23% come meschinamente sostiene, ma gli ricordo anche che c'è voluto il governo regionale di centrodestra perché si potesse finalmente rompere il silenzio sulla terra dei fuochi e dar vita agli screening e ai controlli sui prodotti da avviare alle bonifiche per le quali sono già stati investiti 316 milioni di euro. E poi si parla del patto di stabilità, insomma. Io Nocera è attento. Proporrò l'onorevole Nocera per un seggio cardinalizio. No. Ma da dove svolge queste funzioni mistiche, diciamo? Che cosa ha detto noi abbiamo? Che cosa abbiamo? E abbiamo parlato della terra dei fuochi, hanno impegnato 316 milioni di euro. Ma dove sono stati investiti questi? Abbiamo impegnato, le globali stanno sempre abbiamo là. Detto, abbiamo... Scusate. Cioè questi nostri amici che governano la regione Campania non hanno ancora capito una cosa semplicissima, che quando si governa non si dice quello che abbiamo stabilito, quello che abbiamo finanziato, quello che abbiamo progettato, si dice quello che abbiamo fatto, cioè realizzato. Tutto il resto rimangono chiacchiere a ruota libera. Noi abbiamo stanziato i fondi, domanda, avevamo nel 2010 6 milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe stoccate a Taverna del Re a Giugliano. Quante tonnellate avete tolto in 5 anni? Zero. Punto. Il discorso è chiuso. Bene, noi lo riapriamo però perché partiamo poi dal programma di De Luca, perché fino ad ora abbiamo dato spazio un po' così alle polemiche. A proposito, Luca, ma in tutto questo, al di là delle primarie, ma le regionali quando si fanno? E questo è un altro mistero glorioso della vita politica italiana, nel senso che credo nell'ambito della legge finanziaria appena approvata si è deciso anche un'ipotesi di stanziamento per lo slittamento delle elezioni regionali dal 28 marzo a maggio, metà maggio. Si dice per avere la unificazione della tornata elettorale per i comuni e per la regione, ma tutt'oggi la legge che stabilisce in maniera certa lo slittamento delle elezioni regionali ancora non c'è. Fra l'altro, per prendere una decisione del genere c'è bisogno di portare questa decisione alla discussione della conferenza Stato-Regioni-Città, quindi ci sono degli obblighi normativi e costituzionali che vanno rispettati, altrimenti questa legge non può essere fatta. Allora, tutti quanti dicono saranno spostate. Ad oggi non sono ancora state spostate perché la legge per lo spostamento e la fissazione della nuova data non c'è ancora. Non vorrei che, presi dalle vicende delle elezioni del Capo dello Stato, non scoprissimo che alla fine la data rimane quella del 28 marzo, sarebbe una bella sorpresa. Quando poi diciamo che questo è un paese delle incertezze, anche per fissare delle elezioni, penso alle primarie, penso alle regionali, ci sono sempre i punti interrogativi che poi escono d'improvviso. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi ritorniamo e partiamo dalle ecoballe, perché la prima cosa che farà Enzo De Luca sarà interessarsi di questo problema. Può partire la pubblicità. Rieccoci nuovamente qui con Vincenzo De Luca nel programma Mai dire ultimi, il consueto programma che va in onda tutti i venerdì alle ore 11 e in replica la domenica sera alle 10 alle 22. De Luca, lei ha stilato un programma che è possibile vederlo anche sul sito, molto chiaro, trasparente, queste sono le cose che dobbiamo fare, queste sono le cose che possiamo fare, senza bacchetta magica, senza niente, ripartiamo. Tra le prime cose c'è la questione ecoballe, di cui accennava poco fa. Questa è una questione che mi fermano tante persone, sa, per strada, che mi dicono: Angelo, fai bene a parlare di questo e a impegnare il dottor De Luca su questa vicenda, perché qui si è parlato, ma poi non si è fatto mai nulla di concreto. Le ecoballe sono sempre lì. Assolutamente sì, ed è la differenza fra me e gli altri. Per me si parla con i fatti, non con le parole, non con gli impegni, non con gli stanziamenti, con i fatti, con i risultati.
ho assunto, e lo ripeto anche in questa sede, come impegno primo per un nuovo governo regionale la soluzione del problema delle ecoballe, che è un problema complesso. Non c'è solo il problema delle ecoballe accumulate, c'è il problema dei rifiuti industriali nocivi, che è un tema che viene affrontato in maniera molto distratta, secondario, ma che è un tema di grandissimo rilievo. Tra l'altro anche nei giorni scorsi ci sono stati nuovi sequestri, nuove inchieste. C'è il tema della bonifica delle aree, quindi è un problema di portata gigantesca, gigantesca. Guardi, io solo a pensarci ho i brividi addosso, io non so chi sarà mai in grado di risolvere questo problema se veramente non ti metti a lavorare da un minuto dopo la campagna elettorale, dalla mattina alla sera, per venire a capo del problema. Io mi sento di accettare questa sfida e impegno davvero il mio onore, perché qui in alcuni territori della regione, dell'area casertana e di Napoli Nord, c'è un morto di cancro ogni due famiglie. La cosa sta diventando drammatica. Allora, priorità assoluta, bonificare la terra dei fuochi, controllare che non ci siano più i fuochi, perché mentre stiamo parlando del futuro e di quello che faremo, continuano a bruciare rifiuti tossici ogni notte e nessuno controlla assolutamente niente. Abbiamo fatto che? Allora, questa è una priorità assoluta. Bonifica della terra dei fuochi, eliminazione delle ecoballe, 6 milioni e mezzo di tonnellate a Giugliano, un altro milione in tutto il resto della regione, bonifica delle discariche, una linea chiara per i rifiuti industriali tossici. Abbiamo problemi che riguardano l'area irpina, oltre che l'area napoletana casertana, dalla vicenda isochimica alla vicenda di Bagnoli. Ci vuole uno sforzo gigantesco. I fondi europei devono servire a questo, non a farsi un po' di clienti in giro per la regione Campania. Poi dobbiamo, in connessione con il problema della bonifica ambientale, approvare una legge per i rifiuti ordinari, perché abbiamo perduto 5 anni di tempo, abbiamo approvato una legge regionale per la gestione dei rifiuti che è assolutamente ingestibile. Ho fatto una domanda che ripropongo in questa sede. La società del comune di Mercato San Severino, cioè il comune diretto dall'attuale assessore all'ambiente, la società di nome Gesema, quanti debiti ha accumulato? Perché secondo la legge regionale i debiti accumulati dalle varie società si devono scaricare sui comuni, e sui comuni soprattutto virtuosi. Allora, se qualcuno pensa di fare il furbo, magari presentandosi anche con un'aura di perbenismo, questo non sarà accettato. Quanti sono i debiti di questa società e chi li deve pagare? Le famiglie campane. Sapete che per le porcherie clientelari fatte da alcune società provinciali, che dovevano essere sciolte, le famiglie pagano magari 20-30 euro in più al mese nelle bollette. Sapete che paghiamo cifre aggiuntive per i costi di trasporto dell'umido fuori della Campania, perché non siamo stati capaci di realizzare in 5 anni un impianto di compostaggio, tranne quello che abbiamo nella mia città? Queste sono le cose concrete e queste sono le domande che rivolgo agli autorevoli esponenti parlamentari che si sono rizelati. Sì. Quanti sono i debiti della società del comune dell'assessore all'ambiente? Chi li deve pagare questi debiti? Perché li volete scaricare sulle famiglie campane? Attendiamo una risposta. Eccolo qua, l'assessore all'ambiente, eccolo qua, Romano, che dovrebbe rispondere, e però non ci sono risposte per il momento. Bene così, questione trasporti, De Luca. Le cose sembrano rimbalzare tra l'assessorato che fa capo a Vetrella e poi i sindacati e, diciamo così, e le aziende. Però ci fanno sempre di mezzo i cittadini.
Questo è un altro dei disastri, ma guardi, non penso di esagerare con la polemica politica. Io considero il comparto del trasporto pubblico campano un altro degli elementi di disastro amministrativo che abbiamo prodotto in questi 5 anni. Voglio fare una domanda precisa a chi ci ascolta. Voi vi riterrete soddisfatti se avremo nei prossimi 5 anni la stessa gestione del trasporto pubblico locale che abbiamo avuto nei 5 anni che abbiamo alle spalle? Se ritenete di essere soddisfatti e di potervi considerare soddisfatti, votate per quelli che ci sono. Se, come io ritengo, dobbiamo riorganizzare tutto da paese civile, allora cerchiamo di voltare pagina rispetto al governo della giunta regionale. La regione Campania riceve ogni anno dal governo nazionale 550 milioni di euro. Con 550 milioni di euro si organizza un trasporto assolutamente eccellente, senza difendere aree di parassitismo, risanando i bilanci delle società ma dando certezze ai territori. Ci sono interi territori della regione Campania che ormai sono completamente isolati. È stato pubblicato un bando dalla regione Campania per il trasporto pubblico locale. Credo che, è notizia un po' recente, il Tribunale amministrativo ha dato la sospensiva per questo bando, che è stato considerato evidentemente un bando totalmente cervellotico. È un altro dei prodotti di eccellenza amministrativa della Regione Campania e del valorosissimo assessore ai trasporti della Regione Campania. Siamo al disastro totale. Bene così, e andiamo avanti, perché tra i disastri totali c'è sicuramente quello della sicurezza. Lei prima parlava del problema della Francia, qui si discute come se il fatto non ci appartenesse, come se le cose fossero tranquille, come se non può succedere mai niente, poi invece ci riscopriamo che ci sono anche focolai da noi. Questo è un problema molto serio, De Luca, come pensa di affrontarlo? È un tema di grande complessità. Dobbiamo innanzitutto partire dalla consapevolezza che questo è probabilmente il problema più urgente e grave in tutte le aree urbane del nostro paese. Io insisto da anni su questo concetto. La sicurezza nelle aree urbane è diventato il principale problema dell'Italia e, a maggior ragione, del Sud. Ora è del tutto evidente che non c'è una competenza diretta della regione in questo. È evidente che è un tema che riguarda innanzitutto i corpi dello Stato, polizia, carabinieri, guardia di finanza, magistratura. È del tutto evidente che è un problema che richiede anche modifiche legislative in Italia. Noi siamo oggi in questa condizione. Se un cittadino extracomunitario riceve un foglio di via obbligatorio, cioè un atto della questura che gli impedirebbe di mettere piede nella stessa città. Foglio di via significa che te ne devi andare. E se questo cittadino io lo trovo il giorno dopo e, pur avendo il foglio di via, continua a stare dove sta, per quello che è oggi il quadro legislativo nazionale, tu non puoi fare praticamente niente. Se c'è anche un decreto di espulsione di uno che viene a fare il delinquente in Italia, tu fai fatica a rimandarlo nel paese di origine. Allora non c'è dubbio che è necessaria una innovazione delle leggi nazionali per avere strumenti di intervento più efficaci. Quello che sicuramente si può fare, e non è stato fatto, è avere un ruolo politico importante anche come Regione Campania. È aprire un ragionamento serio con il governo e il Ministero dell'Interno per pretendere la definizione di un piano per la sicurezza. E poi si può fare qualcosa di significativo con i fondi europei anche in tema di sicurezza, perché ci sono fondi europei destinati alla implementazione, al miglioramento della sicurezza nelle aree urbane. Da questo punto di vista è stato fatto ben poco. Si possono fare nuove caserme, ammodernare le tecnologie, si possono fare tante cose rispetto alle quali, nonostante l'impegno di qualche alto funzionario che ha collaborato con la Regione, non è stato fatto granché. Allora a me interessa che ci sia innanzitutto la consapevolezza del problema e poi che ci siano istituzioni autorevoli
che questo problema lo sollevano nei confronti del governo nazionale, pretendendo risposte. De Luca, nel corso della Terra delle Idee, quell'incontro che voi avete avuto alla stazione marittima, la dottoressa Longobardi, che si è occupata proprio di coordinare il testo dedicato a sicurezza e politiche sociali, ha detto che tutto passa anche per l'emergenza clandestini, e per l'emergenza quindi clandestini passa anche la fermezza, la legalità e quindi il controllo del territorio e quindi tutta l'assistenza e l'attenzione nei confronti dei cittadini. Per fare questo però c'è bisogno di ingenti risorse. Dove speriamo di recuperarle noi queste? Il tema della sicurezza è un tema sconfinato. Dobbiamo dire con grande sincerità a chi ci ascolta che questo tema parte innanzitutto dalle famiglie, dalla educazione delle giovani generazioni, dalla trasmissione di valori, dalla riconquista in Italia del principio di autorità che è stato completamente distrutto. Parte dal mondo della scuola, che ha un ruolo chiave, decisivo, perché le giovani, giovanissime generazioni passano magari più tempo in una scuola a contatto con i docenti che nelle stesse famiglie. E quindi dovremmo valorizzare, dare una mano a quella parte del mondo della scuola che vuole dare una mano seria nella trasmissione dei valori e nella formazione delle giovani generazioni. C'è bisogno di avere un ruolo positivo, importante, delle parrocchie, delle associazioni di volontariato. Poi arriva il momento nel quale c'è bisogno anche della repressione. E io sono fra quelli che non hanno paura di questa parola. Tanto per essere estremamente chiari. Io credo che dobbiamo avere spirito di solidarietà e di accoglienza nei confronti della povera gente vera, nei confronti di chi fugge dalle malattie, dalle persecuzioni religiose, dai tagliatori di testa, ma se c'è qualcuno che viene in Italia per fare il delinquente deve essere buttato fuori. Ci vogliono risorse che i comuni non hanno più, per questo dicevo avere una contrattazione con il governo nazionale. Ci vuole un utilizzo serio dei fondi europei destinati alla sicurezza. Ci vuole un coordinamento anche fra le forze dell'ordine, cioè c'è tutto un lavoro importante che puoi fare se c'è autorevolezza politica, se c'è forza politica, se c'è la capacità di affrontarlo il problema, ma se tu ti muovi nelle istituzioni con una logica totalmente burocratica e magari pensi di governare istituzioni importanti passando 4 giorni la settimana a Roma, beh, state tranquilli che i problemi della sicurezza continueranno a crescere e non a diminuire. Voglio con voi, amici telespettatori, fare anche un salto nel sito che è stato allestito, cambiareora.it. Sono 7-8 pagine informative molto interessanti, possiamo vederle adesso sul nostro schermo. Regione Campania, per esempio, 5 anni persi, ci si spiega perché. E poi ancora Regione Campania, sanità negata, analisi a pagamento. Questo è un vecchio tema, analisi a pagamento, ancora 51% di giovani senza lavoro e ci si spiega il programma qual è. E ancora trasporto pubblico in ginocchio, queste sono sempre le slide che poi portano all'interno alle spiegazioni. Regione Campania, emergenza rifiuti eterna. E ancora anziani e minori, neanche un euro per loro. E ancora una palude burocratica alla regione Campania. Sono questi i temi di queste slide che si chiudono con miliardi non spesi restituiti dall'Europa. Prendiamo le ultime 2 o 3 questioni che abbiamo segnalato con questi titoli, no? Sì, mi piace che voi burocrazia parlate di... Burocrazia zero. No, mi piace che parlate di anziani e minori. Anziani e minori, diciamo che negli ultimi anni sono stati praticamente azzerati dalla regione Campania i fondi destinati alle politiche sociali. Badate, noi paghiamo una sovrattassa sulla tassa di circolazione dalla quale la regione ricava soldi che erano destinati specificamente alle politiche sociali. Si è scaricato tutto sui comuni che nel frattempo hanno avuto tagli drammatici da parte di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 4-5 anni. Questa è una cosa vergognosa. Sapete che non viene garantito il trasporto scolastico ai bambini disabili nella nostra regione. Io considero questa una delle cose più gravi e più sconcertanti
e di maggiore irresponsabilità della politica della Giunta regionale della Campania, il quasi azzeramento delle risorse per le politiche sociali. Qui sicuramente abbiamo fatto un arretramento drammatico rispetto alle giunte precedenti, che hanno tante responsabilità, ma che rispetto alle politiche sociali avevano degli impegni seri e importanti. Per gli anziani nessuna attenzione, ovviamente. Burocrazia zero. Voi pensate che in questi 5 anni sia stata eliminata una sola procedura burocratica, una sola duplicazione di procedure burocratiche? Voi pensate che i tempi di accelerazione dei pagamenti alle imprese sia stato ridotto in qualche modo? A me non pare. Voi pensate che i tempi per avere una valutazione di impatto ambientale o un parere da qualche settore del genio civile si siano accorciati, semplificati? Voi avete notato che in questi anni il dialogo anche con l'apparato regionale sia migliorato? Avete trovato qualcuno che vi risponde al telefono quando avete un problema burocratico da risolvere? Non avete invece trovato gente che vi risponde sempre la stessa cosa? La sua pratica è alla firma. Per passare da un piano all'altro passano epoche geologiche e alla firma. E che ci avete? Artrite alle mani e alla firma. Ci vogliono 10 secondi per firmare. La verità è che stiamo prendendo in giro un'intera regione. Dal punto di vista della sburocratizzazione non è cambiato nulla, assolutamente nulla. La mia idea è che dobbiamo eliminare tutti i pareri preventivi per la gestione ordinaria, estendere a 360 gradi l'autocertificazione. Tu sei un progettista, vuoi realizzare un capannone, un impianto artigianale, bene, certifichi sotto la tua responsabilità che quel progetto è rispondente alla normativa nazionale, regionale e comunale in materia urbanistica, in materia idrogeologica, in materia sismica, in materia non aria. Poi la regione si riserva i controlli a campione. Dopo, se hai imbrogliato le carte, ti butto a terra tutto. Ma intanto io consento a chi vuole investire e realizzare un capannone di muoversi. Noi siamo ancora nella situazione per la quale per fare un tramezzo in un capannone industriale devi mandare magari il calcolo del cemento al genio civile, o per aprire un oblò in un albergo in un'area della costiera devi aspettare valutazioni. Non è possibile. Io sono per sburocratizzare tutto, per rivedere anche la legge urbanistica, per approvare un piano paesistico finalmente, per sapere sulla costiera quello che si può fare e quello che non si può fare, tutelando fino in fondo il paesaggio e l'ambiente, ma evitando anche imbecillità che impediscono di fare piccoli interventi migliorativi per le attività economiche. Io sono per fare questo e per riservare i pareri regionali preventivi solo ai grandi progetti per i quali è ragionevole avere prima la valutazione di impatto ambientale, perché se devi fare un porto turistico, devi fare un termovalorizzatore, non ne faremo in Campania, devi fare una diga, devi fare una grande infrastruttura, è chiaro che è necessario avere il parere preventivo di valutazione di impatto ambientale. Se devo fare un tramezzo in un capannone industriale, possiamo risparmiarci tutta la burocrazia. Ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, voglio che se ne torni a parlare, perché su Bagnoli c'è un'eterna diatriba tra regione e comune. De Luca ha detto: se sarò chiamato io a dirigere questa regione, la Campania, io darò la prima fase al comune affinché possa decidere sul proprio territorio che cosa deve essere di Bagnoli. È così. Guardi, è stato approvato, credo, dal Parlamento un emendamento che già prevede, rispetto al testo presentato dal governo che partiva direttamente con la nomina del commissario, prevede la necessità, l'obbligo di avere una consultazione in primo luogo con il comune. Qual è il problema? Parliamoci con grande chiarezza. Se noi dobbiamo perdere altri 30 anni di tempo, allora è chiaro che ci saranno i commissari. Io dico una cosa molto semplice e chiara. Intanto, per quale motivo, se era così urgente, il commissario non è stato ancora nominato? Perché perdiamo tempo? Dobbiamo correre, e dov'è il commissario?
Seconda osservazione che faccio, di fronte a problemi complessi, a territori complicati, se tu nomini un commissario che viene da Milano o da Torino, questo commissario ci mette 3 anni prima di capire solo dove diavolo è capitato. Allora io sono per avere un rapporto di collaborazione leale con le istituzioni territoriali. Se un comune si mette di traverso, tu puoi nominare tutti i commissari che vuoi, non muovi fogli, è chiaro? Allora cerchiamo di guardarci negli occhi e di fare le persone serie. Sono per avere un rapporto di collaborazione leale, in primo luogo con il comune, sono per verificare quali sono le scelte urbanistiche che spettano ai comuni. Dopodiché, se tu non funzioni, ti commissario. Ma non possiamo non partire innanzitutto dai territori, responsabilizzandoli, penalizzando chi non funziona. Ma non possiamo non partire dai territori. A me questa cosa ai commissari lascia sempre un elemento di perplessità. Così come ovviamente rimango perplesso se poi dobbiamo perdere 20-30 anni di tempo e scoprire che non abbiamo completato neanche gli espropri o che abbiamo ancora siti da bonificare, perché questo è chiaro che rende la nostra posizione davvero indifendibile rispetto al governo nazionale. Io non so se siamo ultimi, dovremmo fare una ricerca in ordine di commissari presenti in città nell'ultimo anno, perché veramente non so più che cosa dobbiamo commissariare. Forse dobbiamo commissariare, forse, non so, la caserma dei carabinieri, ma perché abbiamo commissariato tutto quello che bisognava, su cui bisognava decidere, e non decidiamo, penso al porto, poi al San Carlo, poi tutte le situazioni inerenti naturalmente tutte le partecipate. Insomma, ma probabilmente abbiamo il primato nazionale, sarebbe interessante uno studio, il primato nazionale per i commissari. Gli unici commissari che ci servono sono quelli della Polizia di Stato che non arrivano magari. Ecco. Mandateci quelli che ci servono. Per il resto, lei pensi che sono stati nominati commissari liquidatori delle società provinciali che gestiscono i rifiuti e dopo 4 anni e mezzo, 5 anni, non hanno liquidato niente. Commissari liquidatori, cioè nominati con l'obiettivo specifico di mettere in liquidazione le società. E che anziché mettere in liquidazione hanno fatto addirittura assunzioni clientelari, creando costi ulteriori che si sono scaricati sulle bollette che le famiglie pagano per i rifiuti. Cose veramente da santo uffizio. E allora, amici telespettatori, lo slogan è questo: mai più ultimi. Cambiareora.it è un sito che appartiene al Vincenzo De Luca per poter interloquire, per poter leggere, scrivere e soprattutto conoscere gli appuntamenti che si intensificheranno in questi 15 giorni prima del 1 febbraio. Noi naturalmente faremo un'altra puntata prima del 1 febbraio, dove dettaglieremo ancora di più i seggi, cercheremo di farvi capire dove bisogna andare, che cosa bisogna fare, che cosa bisogna realizzare, tutto nella massima trasparenza e legalità. Vuoi chiudere, De Luca? Sì, vorrei chiudere con un messaggio di speranza e di fiducia. Mi è capitato di visitare un consorzio di imprese informatiche a Fuorigrotta. Giovani che hanno dato vita a imprese nell'incubatore di Bagnoli e che hanno dato vita a delle società, delle aziende che sono diventate aziende di eccellenza sul piano mondiale. Una in particolare ha acquisito dei sistemi di controllo dei dati informatizzati che è veramente un risultato straordinario. Provi a immaginare che cosa potrebbero fare queste aziende. Tutti i capitali privati, ragazze, ragazzi, tecnici, professionisti che non hanno avuto niente. Se solo favorissimo la loro penetrazione nei mercati internazionali. E poi altre realtà. Mi è capitato di visitare nei giorni scorsi a Benevento impianti eccezionali che lavorano nell'indotto delle automobili, che hanno trovato un po' di respiro con la ripresa di Melfi. Sembra incredibile, abbiamo nelle aree interne delle aziende che forniscono componentistica per automobili, non solo per la Fiat, ma magari per la Volkswagen, per la Ferrari. Abbiamo davvero situazioni di eccellenza che nemmeno conosciamo. Abbiamo una situazione di eccellenza nel comparto industriale aerospaziale. Abbiamo tante imprese che a Pomigliano, Nola, nell'area casertana, lavorano per la componentistica degli aerei, ma qui abbiamo una condizione di grande preoccupazione.
Credo che Alenia, se le mie informazioni sono corrette, sia stata acquistata dai cinesi. Qui abbiamo una grande responsabilità come la regione, non riusciamo a conoscere, ad avere un piano industriale di Finmeccanica per realizzare magari un vettore aereo nostro in Campania e nell'Italia del Sud. Qui potremmo dare respiro a decine di aziende collegate con l'aerospaziale. Ecco, vede, fra tanti disastri. Poi abbiamo dei comparti industriali che nemmeno conosciamo, che potrebbero, con una politica industriale seria, con un aiuto serio, magari di accompagnamento, di realizzazione di infrastrutture, trovare spazi enormi nel mercato mondiale. Mi piacerebbe poter dare una mano a queste aziende e poter fare della Regione Campania non la palude burocratica che è, ma davvero il motore dello sviluppo, anche industriale. Fin qui Vincenzo De Luca, fin qui Mai Più Ultimi, il nostro appuntamento è la settimana prossima, grazie a Enzo De Luca, grazie a lei, grazie ai nostri tecnici, alla nostra proprietà e a tutti noi, grazie e ci rivediamo fra 15 giorni.